Siamo a Monte Catini Terme per iniziare finalmente la quarta edizione della cascata formativa con questo primo incontro che ci vede qui prima di tutto come occasione per stare insieme. Oggi siamo 130 volontari e volontarie per iniziare i 5 percorsi formativi di questa cascata. Formeremo dei nuovi formatori per il percorso per gli operatori di colonna nazionale, faremo il retraining ai formatori per operatori di colonna nazionale, ci sarà un retraining per i formatori di segreteria e sala operativa, ci sarà un modulo avanzato per gli psicologi e le psicologhe dell'emergenza e avremo un nuovo corso che è quello di operatori per le attività con i ragazzi under 20. Progetto che condividiamo da tempo con ANPAS e per noi è uno dei momenti in cui quello che è il vero, diciamo, obiettivo del nostro sistema, cioè quello di raggiungere attraverso il volontariato la popolazione, i nostri cittadini e dare loro le informazioni utili per poter essere sempre più consapevoli di qual è il ruolo nella protezione civile anche del singolo cittadino, oggi è una realtà che noi condividiamo volentieri con ANPAS. Molto importante perché le persone che oggi sono qui presenti porteranno sul territorio quelli che sono i valori e le competenze che il sistema ANPAS cerca di mettere sul campo nel momento in cui ci sono emergenze, ma anche nel momento in cui le emergenze non ci sono. È un progetto che ha permesso di realizzare la formazione di oltre 13.000 volontari partendo dal 2014. Il clima che si respira è un clima davvero di positività, di entusiasmo, di voglia di partecipare e di voglia di riportare.